Azienda agricola Giuseppe Milazzo a Vinitaly. Allora, ci racconta un attimo, i vini siciliani bianchi e rossi? Vini siciliani non sono solo vini siciliani bianchi e rossi, sono vini siciliani anche rosati, sono anche spumanti, spumanti bianchi, spumanti rosati, spumanti che permangono sui lieviti della rifermentazione anche 10 anni. Quindi, come vede, c'è una passione, una volontà di creare dei prodotti di altissimo livello. D'altra parte, questo ci è stato confermato nei concorsi internazionali, dove da 2-3 anni a questa parte facciamo la parte del leone, sia al Vinitaly come al Mondiale di Bruxelles come all'Internazionale di Francia. Siamo arrivati l'anno scorso i primi in assoluto al Mondiale di Bruxelles, abbiamo avuto 3 gran medaglie d'oro in 3 vini, il Terre della Baronia Rosso, il Duca di Montalbo Rosso, mi pare il Maria Costanza Rosso, 3 gran medaglie d'oro prestigiosissime, perché non si era mai verificato che in un concorso internazionale un'azienda prendesse 3 gran medaglie d'oro in contemporanea nello stesso, e 2 medaglie d'argento. Quindi abbiamo avuto 5 vini premiati. Per non parlare poi della Francia, dove 10 vini sono stati presentati, 10 vini sono stati premiati, abbiamo avuto il miglior risultato negli ultimi 2 anni, sia nel 2010 in quel concorso, sia nel 2011. Ci è stata assegnata la laureate per il 2010, ci è stata assegnata la laureate per il 2011, quindi siamo agricoltura biologica certificata, siamo certificati ISO 9001, 14001, 22005, e abbiamo 73 ettari di terreno che conduciamo tutto con materiali particolari, perché dovendo essere certificati biologici non possiamo ricorrere a delle sostanze chimiche di sintesi, quindi abbiamo prodotti genuini e sono condotti da personale specializzato che lavora con passione a mano, fa le pote verdi, la potatura invernale, tutto quello che è necessario farlo perché una pianta si senta coccolata e possa dare poi il miglior frutto per poter arrivare ad un vino di alta qualità. Anche la vendemmia scrupolosamente a mano, al momento giusto, in cassette da 12 kg massimo, in modo che non ci sia un maltrattamento degli acini e possa arrivare integra in cantina. La cantina è tra le più belle e moderne che oggi si può avere, cerchiamo di fare il massimo e otteniamo sicuramente dei grandi successi. La gente ha apprezzato i nostri prodotti, il pubblico ci segue con molta passione, ci scrivono, ci telefonano per sapere le novità, se c'è qualcosa di più buono rispetto all'anno precedente. Noi siamo disponibili e aperti a tutto e per qualsiasi momento.